Buonasera a tutti, dodicesima puntata dell'Universo che meraviglia. Qualcuno mi fa notare che ogni tanto dico il cielo che meraviglia. Effettivamente è vero, perché noi quando guardiamo per aria non guardiamo l'universo, ma guardiamo il cielo, una frazione più ridotta, quell'arco che copre la nostra testa, che tra l'altro guardandoci sembra anche un po' schiacciato, quindi e fa sì che quando sorgono gli oggetti sull'orizzonte siano un po' deformati, per cui questo è stato oggetto di discussioni tra astronomi, medici, fisiologi, eccetera, del perché gli oggetti sull'orizzonte siano più grandi. La risposta definitiva incredibilmente non c'è ancora. Noi chiamiamo volta celeste quello che ci sovrasta, e più in grande chiamiamo universo tutto quello che ci circonda. L'universo quindi come definito, la parte visibile e invisibile di tutto quello che abbiamo, materia, energia, eccetera. Ecco, però prima di esagerare con l'universo dobbiamo sempre ricordarci di una cosa importante. Noi abbiamo parlato dei pianeti, che sono chiaramente uno dei quali ci viviamo pure, tra parentesi, è la parte preponderante del sistema solare. Esistono anche altri oggetti di cui ne parleremo, ma tutti questi oggetti ruotano intorno al nostro signore padrone, che è il Sole. Il Sole è, anche se può sembrare strano, una stella a tutti gli effetti. C'è stato, diciamo, un periodo di gestazione molto lungo nel mondo astronomico per capire che il Sole è una stella, perché evidentemente non abbiamo la possibilità, anche al giorno d'oggi, se non con tecniche particolari, di vedere che quei puntini luminosi che ci sovrastano hanno un diametro sensibile. Effettivamente anche con grandi telescopi, utilizzando elevati ingrandimenti, noi delle stelle non vediamo nulla, vediamo semmai che ce ne sono di più. Quindi dire che il Sole è una stella è effettivamente ci mette un attimino a disagio, perché non abbiamo la prova tangibile che quello che noi osserviamo come Sole sia una stella. Vedremo anche di capire come gli astronomi del passato ci sono arrivati. Per adesso è inutile insistere che il Sole è sempre stato oggetto di culto, perché le popolazioni antiche tutte avevano capito che la vita dipende dal Sole. La mancanza di luce solare sarebbe un guaio immenso. Sono state fatte anche delle simulazioni. Noi dei tempi moderni siamo riusciti a simulare che cosa succederebbe se il Sole, ad esempio, si spegnesse. Diciamo che nel giro di una settimana, forse anche meno, la temperatura sulla superficie terrestre piomberebbe, non dico a 200 gradi sotto zero, ma sarebbe poco distante. Quindi se spegnessimo il Sole succederebbe questo. Per fortuna noi moderni sappiamo qual è il meccanismo di vita del Sole, per cui ragionevolmente il Sole si attende una vita molto lunga se comparata con i canoni terrestri, perché secondo l'astrofisica il Sole dovrebbe continuare ad irradiare luce, energia e calore per almeno 4 miliardi di anni. Come si sia arrivati a questo, cercheremo, sperando di non andare nel troppo difficile, nel corso di queste puntate di delinearlo. Comunque, il fatto che il Sole sia stato al centro del sistema solare è cosa relativamente nuova. Prevalentemente nel passato si pensava che il moto di tutti gli oggetti si svolgesse attorno al pianeta Terra e il Sole fosse uno dei pianeti che ruotasse intorno. I greci nel V secolo a.C. furono i primi, con Aristarco, a tentare di determinare la distanza del Sole. Il metodo era giusto, ma gli strumenti dell'epoca poco adeguati, per cui Aristarco, usando una triangolazione, qui apro una breve parentesi, purtroppo matematica, che non sarà gradita a tutti. Il problema di risolvere un triangolo è che per risolverlo vuol dire conoscere tutti gli elementi, che sono tre lati e tre angoli. Allora, la scienza umana è riuscita a capire che per risolvere un triangolo di sei elementi bisogna conoscere almeno tre, che non siano tutti e tre gli angoli. Esistono poi dei triangoli privilegiati, uno del quale il famoso triangolo rettangolo, oggetto degli studi di Pitagora, sapete il teorema di Pitagora, eccetera, eccetera. Quindi il signor Aristarco pensava, nel momento in cui la Luna è visibile a metà, cioè quello che viene chiamato astronomicamente primo quarto, poi 15 giorni dopo c'è anche l'ultimo quarto, in cui la Luna si vede esattamente illuminata a metà, pensava di risolvere il problema nel seguente modo. Dato che i greci avevano stabilito con ragionevole certezza la distanza della Luna dalla Terra, che si collocava attorno a 40 volte il raggio terrestre, diciamo fra 40 e 60, in realtà il valore più vicino ai 60, che fu migliorato da Ipparco, quindi pensavano di utilizzare la base Terra-Luna e usare la Luna come angolo retto nel momento del primo quarto. Bisognava solo, si fa per dire, misurare in quel momento lì qual è l'angolo
visto dall'osservatore terrestre, che la Luna fa col Sole, e che quindi il Sole e la Luna sono dei pochi oggetti che si possono vedere, nonostante l'evidente differenza di luminosità, si possono vedere simultaneamente. Anzi, per il Sole il problema è che appunto è troppo luminoso, quindi bisognerebbe schermarlo. Ma gli astronomi greci riuscirono a misurare quest'angolo con un errore notevole, per cui collocarono la distanza del Sole dietro l'angolo, praticamente avevamo un sistema solare in miniatura. Il valore che Aristarco trovò corrisponde per noi moderni a circa 7 milioni di chilometri, chiaramente abbondantemente al di sotto del valore. Comunque una cosa ci fa capire il metodo di Aristarco, che se anche il Sole si trovasse solo a 7 milioni di chilometri, siccome appare più o meno nel cielo grande come la Luna, è molto più grande della Luna e della Terra. Ecco che Aristarco fece un passo avanti, dice: ma se il Sole è molto grande, probabilmente è lui il centro del sistema. Evidentemente ci aveva azzeccato, ma era troppo avanti coi tempi. Bisogna aspettare poi le rivoluzioni copernicane e galileane per affermare che il sistema solare ha come centro il Sole, centro tra virgolette, diciamo, i pianeti rivolgono attorno al Sole e non girano intorno alla Terra. Allora il sistema copernicano costituì, come ben noto, una vera rivoluzione. Nel XVII secolo, all'inizio, intervenne in aiuto degli astronomi uno strumento che poi rivoluzionerà completamente, e lo sta ancora facendo, il mondo dell'astronomia, che è il telescopio. Naturalmente anche qui, se si va a cercare di documentare, si trovano una ridda di ipotesi: tutti hanno inventato loro, tutti l'hanno scoperto. Probabilmente al giorno d'oggi si pensa che sia stata un'invenzione probabilmente italiana, che poi i mastri occhialai, avendo poca fortuna come succede con le grandi invenzioni, si siano trasferiti in Olanda e dall'Olanda hanno cominciato a fabbricare questi strumenti. Galileo ne sia venuto a conoscenza nei primi giorni del gennaio del 1609. Fatto mandare uno, cominciò a cercare di carpire i segreti e ne costruì di più grandi, finché arrivò ai 30 ingrandimenti, con quale fece le scoperte di satelliti di Giove, ebbe un'idea di più o meno come costituito il sistema di Saturno, anche se non individuò l'anello che lo circonda, vide le fasi di Mercurio e di Venere, disegnò le superfici, i monti della Luna e, rivoltolo al Sole con adeguatezza, inventò un sistema infatti per cercare di osservare il Sole, ma senza avere dei danni, che è il sistema di proiezione. Cioè, in sostanza, si punta il Sole, si mette un cartoncino intorno al telescopio che faccia ombra e si osserva dalla parte chiamata oculare l'immagine del Sole. E che cosa scoprì Galileo? Scoprì che la superficie solare non è bianca come sembra apparire all'alba, al tramonto, ma è costellata in alcuni casi da piccoli puntini neri, che naturalmente i negazionisti, si dice così al giorno d'oggi, la Chiesa in primis a quel tempo, pensò fossero delle imperfezioni delle ottiche o delle sporcizie sulle lenti, ma Galileo continuava a insistere che le ottiche erano buone, le lenti erano pulite, ma nessuno tollerava, soprattutto i religiosi, della presenza di sporcizia negli occhi di Dio, come era ritenuto il Sole. Galileo non si fece molti problemi, continuò l'osservazione solare. Naturalmente non fu l'unico a proseguire l'osservazione, si narra che ai suoi tempi ci fosse anche stato un altro gesuita, Scheiner, che col sistema simile a Galileo, con strumenti simili a quelli che utilizzava Galileo, cominciò a disegnare e a seguire questi disturbi presenti sulla superficie solare, che vengono indicate comunemente come macchie solari. Queste macchie solari hanno a quanto pare un loro ciclo, che però non fu scoperto da Galileo, perché occorrono diversi anni. Probabilmente intorno al 1840 un altro dilettante che si occupava a tempo perso di osservazioni solari, però di tempo perso ne aveva un bel po', perché osservò quando poteva il Sole per una ventina d'anni e dedusse che le macchie solari sono soggette a delle variazioni undecennali, cioè praticamente ogni 11 anni si raggiunge un picco, dopodiché le macchie spariscono, ricompaiono altre macchie a latitudini più elevate e il ciclo ricomincia. Il ciclo non è assolutamente regolare, anzi si sospetta la presenza di un superciclo di 80 anni, se non uno di 400. Queste macchie solari appunto appaiono nere per il fatto che sulla superficie la temperatura in quel punto è molto più bassa, di circa 1000-1500 gradi. Eh sì, perché il Sole sulla superficie, a quanto pare, ha una temperatura che sfiora i 6000 gradi sulla superficie.
Natale interno è molto più caldo e fu oggetto di lunghi studi e speculazioni il perché, il per come il sole irradiasse un'energia così elevata e da dove arrivasse questa energia, perché all'inizio delle osservazioni astronomiche, finché non progredirono gli studi di termodinamica, il problema non era assolutamente affrontato dagli astronomi del tempo. Il sole brillava e basta. Certo che quando si fecero gli studi di termodinamica si riuscì a capire che l'energia deve essere anche prodotta, e quindi ci fu una gara, scattò una gara fra gli astronomi per cercare di spiegare l'origine di questo calore incredibile che alla distanza della Terra in media è di circa 1370 watt su metro quadro, quindi un'energia spaventosa. È vero che poi quello che arriva sulla superficie è sì e no la metà, perché la presenza di atmosfera riflette e diffonde questa energia, quindi sulla superficie ne arriva diciamo al massimo sì e no la metà, ma questa è in grado di produrre i benefici che noi osserviamo. Tanto facendo i calcoli, anche con questa energia spaventosa, la temperatura media sulla superficie terrestre dovrebbe essere 18 gradi sotto zero, cosa che evidentemente non è, e quindi a fornire un riscaldamento ulteriore, anzi a frenare la dispersione del calore, interviene l'atmosfera, che col suo effetto serra ci garantisce una temperatura ben più elevata. Senza l'atmosfera la temperatura, nonostante l'enorme energia del sole, sarebbe alla distanza dalla Terra di 18 gradi sotto zero. Bene, il problema dell'energia solare venne poi risolto con la scoperta delle reazioni nucleari. Inizialmente si pensò che il nostro Sole rimanesse caldo a causa della contrazione, cioè la gravità sarebbe stata il motore dell'energia solare, perché comprimendo un gas questo si riscalda e di conseguenza può arrivare ad emettere questa energia. Però facendo i conti, evidentemente la contrazione solare avrebbe già dovuto essere osservata nell'arco del tempo. Ci sono poi dei dati che ci indicano questo, ma il Sole ha un diametro essenzialmente stabile da quando è stato misurato. Inoltre non sarebbe riuscito a garantire nel corso dei milioni di anni, che già nell'Ottocento si stava delineando il fatto che la Terra non fosse stata fatta in 7 giorni o al limite costruita nel 4004 avanti Cristo. C'è anche una data precisa, perché guardando sulla Bibbia uno studioso inglese era riuscito a prevedere che forse a mezzogiorno, se ricordo bene, del 23 ottobre del 4004 avanti Cristo il mondo avrebbe dovuto cominciare ad esistere. Però i geologi alla fine dell'Ottocento erano già arrivati a capire che la Terra, evidentemente, sulla Terra non bisognava misurare le cose a migliaia di anni, ma bensì a milioni. Per cui se il Sole o la Terra fossero esistiti per questo periodo, sicuramente non avrebbero potuto garantire certe strutture rocciose. Ragione per cui venne accantonato la contrazione, che comunque è importante quando le stelle, poi vedremo, si stanno formando. Essenzialmente non inizia ancora la reazione nucleare, ragione per cui il calore proviene essenzialmente dalla compressione gravitazionale. Comunque questa gioca un ruolo importante all'inizio, non per l'evoluzione della stella stessa. Venne poi scoperto nel 1896 la radioattività, quindi si pensò che la radioattività, che sprigionava un'energia notevole, fosse la causa della produzione di calore solare, ma evidentemente anche questa è un'ipotesi che durò da Natale a Santo Stefano, come si dice, cioè ebbe poca vita, per il semplice fatto che avremmo dovuto osservare in prossimità della Terra una radiazione notevole, cioè una radioattività notevole, scusate. Quindi il risultato è che anche questa ipotesi non funzionò per spiegare l'energia che emana dal Sole. Un'ipotesi successiva fu l'ipotesi meteorica, cioè circa 50 anni prima del XX secolo, e quello il periodo dove le ipotesi erano più fiorenti, cioè era più marcata l'interesse per l'energia solare. Quindi 50 anni prima Meyer in Germania aveva formulato, fisico, forse il maggior fisico della sua epoca, il principio di conservazione dell'energia, e quindi aveva influito non poco sulla fisica, e si era capito facendo esperimenti che qualsiasi forma di energia prima o poi evolve in calore, quindi si poteva spiegare, visto che le meteore ormai delle pietre che arrivavano dal cielo e si incendiavano per l'enorme attrito nell'atmosfera, si poteva spiegare allo stesso modo il perché la superficie del Sole avesse questa temperatura così elevata,
per la caduta di meteoriti continui sulla superficie solare. Quindi i meteoriti cadendo sul Sole trasformavano in poche parole l'energia cinetica in calore. Il risultato era che la temperatura del Sole era così elevata. Quindi, a parte il fatto che questo implicherebbe un aumento continuo della massa del Sole, cosa che non si osserva, e che nel giro di poche migliaia di anni avrebbe destabilizzato il sistema solare, nel senso che avremmo notato anche con mezzi rudimentali che l'anno sarebbe stato sempre più breve a causa dell'attrazione gravitazionale sempre più intensa. E inoltre avremmo notato un flusso di meteore molto più elevato di quello che normalmente si osserva dalla superficie terrestre, che invece paiono concentrarsi in periodi ben, diciamo, ben pronunciati dell'anno, soprattutto ad esempio le stelle cadenti di agosto. Okay. Quindi questa spiegazione dovette essere accantonata. È l'unica emersa intorno al 1915, un anno importante per la fisica, che probabilmente le reazioni nucleari erano la causa di questo processo di liberazione di energia così elevato. Effettivamente così è. Gli studi rilevarono poi che, siccome nel Sole noi non ci possiamo mettere il naso, perché tutto avviene in un punto molto piccolo rispetto al diametro solare, forse un decimo del raggio solare o anche meno, dove le reazioni nucleari hanno luogo, e quindi noi non possiamo che speculare su questi eventi, l'unico indizio di reazione nucleare può essere accertato col fatto che ogni tanto qualche particella riesce a sfuggire da questo nucleo e arrivare sulla superficie del Sole e viaggiare nel sistema solare e arrivare anche alla Terra. Questa particella fantomatica, che ha queste proprietà di attraversare la materia, di bucare la materia, come dice qualcuno, è il famoso neutrino. Quindi il neutrino è la spia delle reazioni nucleari, cioè viene prodotto in certe reazioni nucleari, quindi ci sono, diciamo, delle ragionevoli certezze che la produzione di energia sia affidata alle reazioni nucleari. Prevalentemente il Sole, grazie alla spettroscopia, sappiamo che è fatto del 75% di idrogeno, la rimanenza è elio, poi ci sono alcuni elementi, diciamo, in astronomia vengono chiamati metalli, è un'esagerazione, tutto quello che non è idrogeno e ossigeno. I chimici inorridiscono a sentire queste cose. Cioè, ci sono tracce di altri metalli che probabilmente sono già presenti al momento della formazione del sistema solare, perché le produzioni di energia avvengono trasformando l'idrogeno in elio, ma la cosa non finisce lì. L'elio viene trasformato poi in un altro componente. Bisogna vedere se il Sole a questo punto ce la fa, perché tutto dipende dalla quantità di materia. Essendo il Sole una stella, ai noi, per fortuna, una stella nana, non è detto che riesca a salire, anzi probabilmente non riesce a farlo, nell'espletare altre reazioni nucleari. Quindi dovrebbe produrre carbonio, dovrebbe pure produrre ossigeno. Probabilmente il ciclo si ferma alla prima produzione, cioè l'idrogeno in elio. Dopodiché, a un certo punto, il nostro Sole esaurirà il combustibile e andrà intorno a una morte lenta, ma non prima di essersi gonfiato, perché questo lo vedremo poi, è quasi un controsenso, che nonostante che le reazioni nucleari comincino a scemare, come si dice, sembra strano che il Sole debba poi gonfiarsi e probabilmente distruggere i pianeti Mercurio, Venere e probabilmente anche la Terra. Questo lo farà però fra circa 4 miliardi di anni e mezzo, che sarà giunto alla fine del suo ciclo vitale. Lo vedremo quando parleremo delle stelle. Nel frattempo do ancora alcuni dati relativi al Sole, già stabiliti nel passato ma migliorati col tempo, che sono: la massa del Sole è spaventosamente alta rispetto a quella terrestre, circa 330.000 volte. Pensate, quindi se noi, idealmente è un bicchiere d'acqua in una piscina, cioè un bicchiere d'acqua rappresenta la Terra e la piscina rappresenta il Sole. Quindi il Sole pesa, se è consentito il termine, su un'ipotetica bilancia, peserebbe 333.000 volte e rotti di più della Terra. È un peso spaventoso rispetto ai nostri canoni, lo è già quello della Terra. Diciamo, se volessimo tradurre in chili, sarebbe un 2 seguito da 30 zeri. Quindi sono 2.000 miliardi di miliardi di miliardi. Oh, è scappato. 2.000 miliardi. Di miliardi di chilogrammi, un peso assolutamente al di fuori dei nostri concetti. Il diametro del Sole è circa 100 volte quello della Terra, quindi diciamo, se prendessimo la Terra e la mettessimo nel Sole ci starebbe 1 milione di volte.
La temperatura superficiale è di circa 6.000 gradi, un po' meno, 5.780, qualcuno dice, ma è variabile. Nelle macchie, a causa della dissipazione dell'energia, è circa 1.000-1.500 gradi più bassi. Queste macchie solari, in alcuni casi, possono anche essere viste a occhio nudo, sono delle perturbazioni magnetiche sulla superficie del Sole. Quello che invece non si vede, se non si oscura il Sole, quindi bisogna aspettare un'eclisse, è un'aureola che circonda il Sole, che si chiama corona solare, fatta prevalentemente di elettroni. Qualcuno mi sta facendo dei brutti segni dalla regia, mi dice che ondeggio, ma no, c'è un sisma, in questo momento c'è un sisma. No, assolutamente. E la presenza di queste macchie può essere vista a occhio nudo, la corona invece no, bisogna aspettare delle eclissi totali, che ci fanno vedere che il Sole è circondato da un'aureola luminosa, la cui luminosità è paragonabile a quella della luna piena. Sono in sostanza elettroni liberi, la cui misura della velocità dice che la temperatura in quel punto è da circa 1 milione a 2 milioni di gradi. Poi esiste la cromosfera, che è circa un spessore molto variabile, quindi la dinamica solare non ve la sto a fare tutta, che è molto complessa. La cromosfera è una linea, diciamo, una piccola aureola rosata di spessore 10-15 mila chilometri, che si può vedere a occhio nudo durante, appena l'eclisse totale è iniziata, quando sta per finire. Quindi cromosfera, come dice la parola stessa, è colorata, e che si può fotografare tranquillamente. Io l'ho fotografata alcune volte durante quelle eclissi che sono riusciti a vedere, veramente spettacolari. Il Sole poi emette un flusso di particelle che si chiama vento solare, che è poi la causa principale delle aurore boreali che noi vediamo soprattutto nei paesi nordici. Sul flusso di particelle che riesce a incanalarsi, riesce a gabbare il campo magnetico terrestre, a cedere energia agli strati più alti dell'atmosfera, che poi la rilasciano per altra via sotto forma di colori veramente incredibili. Naturalmente lo stesso fenomeno esiste nella zona australe, però noi chiaramente, essendo nella zona 9, vediamo solamente raramente è possibile vedere dall'Italia. Si rammenta storicamente che probabilmente una è stata visibile nel 1937, qualcuno l'ha presa per l'annuncio della seconda guerra mondiale, secondo quanto annunciato dai pastorelli di Fatima, mi sembra, vado così a memoria. Però questi fenomeni molto rari hanno la capacità di eccitare gli animi popolari e sono, secondo alcuni, portatori di disgrazie, cioè sono dei fenomeni naturali. Anzi, tra l'altro, in quell'occasione l'aurora boreale fu perfino visibile da Calcutta, qualcuno dice. Non è la prima volta che fenomeni che accadono sul Sole si fanno risentire sulla superficie terrestre. Tra l'altro, nel 1989, i primi di marzo, una super tempesta solare, un flusso di particelle veramente notevole, interessò soprattutto le reti elettriche degli Stati Uniti e del Canada, causando un danno di circa 6 miliardi di dollari. Da lì in poi nacque una specie di organizzazione, una specie di meteorologia solare, il cui obiettivo era studiare in anticipo queste eruzioni al fine di limitare i grossi danni che venivano fatti alle reti elettriche per fenomeni di induzione causati appunto da queste particelle che erano in arrivo dalla superficie del Sole. Tra l'altro, già nel 1859, poi terminiamo, mi fanno cenno di terminare, un brillamento solare, ci osservavano le macchie solari, soprattutto un certo Carrington, che divenne poi famoso per aver studiato la disposizione dell'equatore solare rispetto alla sua orbita. Infatti si prendono delle coordinate chiamate coordinate di Carrington. Il primo settembre 1859 osservava il Sole con un filtro per proteggersi appunto dalla radiazione solare molto intensa, quando fra due macchie vide un brillamento, cioè un aumento repentino della luminosità. E alcune ore dopo tutte le trasmissioni telegrafiche, c'era ancora il telegrafo in piena espansione, in Europa e in America subirono dei disturbi non indifferenti, le linee saltarono, si videro anche qui dei fenomeni luminosi come le aurore, quindi divenne evidente che quello che succede col Sole con alcune decine di ore, se non alcuni giorni di ritardo, è presente sulla Terra. Quindi esiste un collegamento intimo, che non è solo il collegamento gravitazionale, fra i fenomeni che avvengono sulla superficie del Sole e fenomeni sulla Terra, che possono causare danni ingenti.
Il Sole, come dicevo prima, è una stella media, anzi in alcuni casi addirittura viene etichettata come una stella nana, perché se confrontate con altri oggetti, poi vedremo che esistono delle stelle tipo Antares, la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, che se fosse messa al posto del Sole arriverebbe a occupare le dimensioni di Marte. Quindi la distanza di Marte dal Sole è circa 225 milioni di chilometri, quindi in confronto al raggio del Sole, che è 696.000 km, vedete che il Sole diventa una stella nana. Paradossalmente le stelle, vedremo, più sono grandi, più consuma la loro energia. Per il Sole la vita stimata dall'astrofisica, sperando che abbia ragione, è circa 9-10 miliardi di anni, ha già consumato metà della sua energia. Lo possiamo dedurre questo dalle misure dell'età degli isotopi di meteoriti sulle rocce più antiche sulla Terra, perché probabilmente la formazione del sistema solare è avvenuta, non dico contemporaneamente Sole e pianeti, ma lo scarto può essere ridotto a qualche centinaia di milioni di anni, quindi l'età terrestre è presumibilmente dell'ordine di quella solare. Quindi i calcoli delle reazioni nucleari, diciamo il combustibile, se mi è consentito, che ha il Sole, indicano che c'è una riserva di 4 miliardi di anni e mezzo. Dopodiché il sistema solare sarà destinato a morire, come già successo in altre parti dell'universo. Ma questa è un'altra storia. Termina qui la 12ª puntata, grazie per averci seguiti, buonasera a tutti e alla prossima.